C'è una cosa che a me personalmente disturba un po', l'idea dell'uomo, nel senso di umano o della comunità in astratto, l'umano è colpevole, noi siamo colpevoli, ma noi, nel senso, noi chi e quali umani? Cioè. Di nuovo facciamo il discorso dell'altro che è lontano. No, però è un discorso di classe, chi è che ci... Nel senso, va benissimo tutti, siamo tutti umani, forse è un altro discorso che riguarda anche chi ci guadagna davvero, che viene favorito davvero da questo sistema. No, ma tutti in verità. No, esatto, tutti, perché noi abbiamo la possibilità di comprarci questo, perché questo è fatto... con delle materie prime prese dai poveri. Se fosse fatto tutto eticamente, probabilmente magari la metà di noi non avrebbe la possibilità di comprarlo. Quindi anche noi ci guadagniamo, e anche per quello che anche noi siamo responsabili. Facciamo parte di un sistema. Facciamo parte di un sistema che, su cui abbiamo un potere limitato. Per questa cosa, per questo fenomeno qua, come hai spiegato tu, perché ormai ci troviamo in questa situazione, che una volta non era esattamente così, è perché alcune policies, alcune scelte politiche ci ha permesso di fare lo scambio gratis, diciamo, dando la Cina, diciamo, tutti i nostri soldi per le comodità a basso costo, buttando fuori tutti i lavoratori nostri, certo, tagliando le gambe di tutti i sindacati nei nostri paesi. E noi abbiamo guadagnato su quello, e adesso dobbiamo vedere le conseguenze di questa cosa qua, perché non abbiamo produzione a livello locale come abbiamo avuto, che quella è l'unica scelta e doveva essere competitiva per le persone, perché era quello, diciamo, solo cose locali, perché non c'era un mondo interconnesso a livello logistico come è adesso. Ma abbiamo anche spinto di portare fuori tutta la nostra produzione in quel paese, sapendo quello come l'hanno fatto, e basso costo per un motivo, certo, e sapevamo che era così, abbiamo detto va bene, abbiamo detto va bene, e tutti hanno detto mi piace avere le cose a basso costo, perché posso comprare di più con meno. Adesso sembra che siamo costretti a prendere solo quello lì, perché non abbiamo scelta più. Questa cosa, il bio, non bio, diciamo, il bio è nicchia, è veramente poco, una volta era solo quello, ma lasciamo quello stare, solo quello, diciamo, stiamo pagando di più per come era una volta. E allora queste sono scelte politiche che ci hanno portato a questo punto, e con scelte politiche si può anche uscire non senza conseguenze.